Riscoprire l'Italia viaggiando in treno in totale sicurezza è tra i principali obiettivi dell'orario estivo di Trenitalia al via da domenica 13 giugno 2021. Saranno 200 le località pugliesi servite ogni giorno da Trenitalia e Ferrovie del Sud-Est in collaborazione con alcuni partner del trasporto pubblico locale, una rete di collegamenti capillari dal Salento al Gargano che favorirà l'arrivo e lo spostamento in Puglia di turisti provenienti da fuori regione e turisti locali. Da domenica con l'entrata in vigore del nuovo orario, l'offerta in Puglia crescerà con più di 60 collegamenti al giorno verso Roma, Bologna, Milano, Venezia e Torino, confermate anche a Monopoli, Fasano e Ostuni. Più di 200 i treni regionali in circolazione ogni giorno sulle linee Adriatica, Bari-Taranto, Taranto-Brindisi e Foggia-Manfredonia. Un Frecciarossa 1000 top della flotta Trenitalia collegherà per la prima volta la Puglia alla Toscana, con partenza tutti i giorni da Firenze al mattino e arrivo a Lecce nel pomeriggio, a Foggia ferma alle 15.58, da Firenze a Foggia partenza alle 8.15 con arrivo alle 13.15. E da Foggia partiranno due nuovi servizi, treno più bus, verso le località turistiche e religiose della Capitanata in collaborazione con Cotrap, in connessione con i treni regionali provenienti da Lecce, Bari e Basletta. Vieste Link offrirà dal 16 giugno fino a 12 collegamenti bus al giorno, San Giovanni Rotondo Link invece al via dal 10 luglio offrirà fino a 24 collegamenti al giorno. I bus partiranno dal parcheggio intermodale della stazione di Foggia. Fino al 31 agosto circoleranno i treni sulla linea Foggia-Manfredonia. Dalla stazione di Foggia, in collegamento con i treni regionali di Trenitalia, partiranno anche quelli di Ferrovie del Gargano diretti verso la marina di Rodi Garganico. Intanto, dal 13 giugno, con l'attivazione dell'orario estivo, scegliendo i treni regionali sarà possibile raggiungere direttamente il porto di Termoli e usufruire dei collegamenti via traghetto per le isole Tremiti connessi con gli orari di arrivo dei treni.